momenti di sport, intrattenimento per tutti i gusti, spettacoli, mostre e convegni. Si chiude così il sipario sulla prima edizione di Cavalli in Villa, il ricco evento itinerante attraverso la nostra regione promosso da Fise Veneto. Palcoscenico meraviglioso dell'ultima tappa è stato Rossano Veneto con la sua Villa Caffo Navarrini, detta La Dotta, ed è stato ancora una volta un enorme successo di pubblico. L'occasione di avere Cavalli in Villa per più di un weekend in questa nostra cornice è anche l'occasione per dire a tutto il territorio di venirla a visitare, perché ci sono dei gioielli segreti. Uno passa qui davanti nella strada e magari non sa che all'interno della villa e dietro la villa si apre un mondo magico, un giardino. La volontà di Cavalli in Villa è di avvicinare la gente, la popolazione, quindi anche i genitori, che possono portare i ragazzi a scoprire questo splendido animale che ha tante caratteristiche positive e appunto togliere un po' quell'etichetta legata al fatto che sia l'equitazione, sia uno sport d'élite. Non è così. È sempre bello vedere i bambini che abbracciano un cavallo e prima ancora di chiedere di salirci sopra vogliono pensare a come accudirlo, quindi a pettinarlo, a lavarlo, ad abbracciarlo, e questo crea molta empatia, penso sia molto positivo anche per loro. Giardino esterno, avvincenti concorsi ippici, dimostrazione delle discipline polo e horse ball, presentazione della razza cavallo agricolo italiano e ancora le auto storiche dell'Automoto Club Storico Italiano. Negli spazi interni alla villa, mostre e approfondimenti culturali. Con l'Istituto Regionale delle Ville Venete si è parlato di come valorizzare al meglio questo patrimonio inestimabile che resiste nel tempo e di come farlo rivivere grazie anche a queste manifestazioni. Le ville hanno prestato la loro storia, il loro involucro, il fatto che sono oggetti storici che colloquiano col paesaggio del Veneto, però i cavalli e l'iniziativa l'hanno animati. Così la si fa crescere e nello stesso tempo, facendo questo, cresce la coscienza del rispetto della villa e del contesto che gli sta attorno. E quindi diciamo che sono realmente una testimonianza della capacità del Veneto di aver determinato la presenza di strutture architettoniche e di contesti paesaggistici che fanno ancora oggi l'identità del Veneto. I proprietari, come ricordo sempre loro, sono custodi pro tempore di un bene senza tempo. La villa non deve essere ingessata, non può essere un centro di costo. Se è un centro di costo finirà per decadere necessariamente. La villa deve essere un centro di entrata, deve essere declinata in modo che sia redditizia, non certo per fini speculativi, ma almeno per mantenere se stessa. Queste sono le condizioni, e ci sono le condizioni giuridiche e fiscali, per poter far sì che la villa cammini sulle sue gambe. Creare un sistema territoriale avanzato, tratteggiare un nuovo modello di sviluppo. Per far ciò è necessario stringere sinergie e chiamare a raccolta istituzioni, associazioni di categoria, fondazioni, ognuno con il proprio ruolo e specificità. È stato un evento bellissimo vedere i ragazzi cimentarsi in questa attività. È stata veramente bella, una giornata meravigliosa, e da sempre Intesa San Paolo è molto vicina al mondo dell'equitazione. E proprio il valore dello sport è un valore che incarna molto quello che noi facciamo, ma anche è interessantissimo andare a valorizzare tutto quello che è la parte culturale, civile, con un occhio anche di riguardo per le nuove generazioni. Ritengo che le fondazioni e la Fondazione Cassamacca in particolare in questo territorio debbano nuovamente riprendere una presenza molto molto significativa. Credo che nel nostro piccolo un contributo in questo senso stiamo riuscendo a darlo. Mettendo insieme mondi diversi, noi diamo grandi opportunità di sviluppo alle nostre imprese e, come dicevo, alle nostre comunità e ai nostri territori, che sono in cambiamento e hanno bisogno di prospettive nuove. Ci sono assolutamente degli spazi straordinari, delle ville straordinarie, e questo è un format che assolutamente deve e può essere portato anche nella nostra provincia di Treviso. L'aspettiamo. La storia
storia, l'arte, la tradizione sono memorie preziosissime che vanno condivise, conosciute e nutrite. Parole di Clara Campese, presidente del Comitato Regionale Veneto della FISE. Da qui la volontà di coinvolgere a Cavalli in Villa anche le scuole del territorio. Abbiamo avuto 400 bambini al giorno delle scuole del nostro paese che hanno avuto la possibilità di fare la prova a cavallo. Abbiamo avuto un grandissimo afflusso di persone, Villa Caffo è stata animata, è stata una possibilità anche economica con l'afflusso di persone per tutto il nostro paese e il nostro territorio. Una straordinaria squadra ha reso possibile tutto questo. Un comitato organizzatore al lavoro attraverso 5 tappe di Cavalli in Villa, impegnative e magnifiche, con il bel tempo e con qualche goccia di pioggia, ma sempre con entusiasmo e passione. La stessa che animerà la prossima edizione. Appuntamento a Fiera Cavalli per la presentazione di Cavalli in Villa 2023.